Terenzi, una vittoria importante. Sì, una vittoria importante in un campo difficile. Nuova Feltre è una squadra che è in una situazione di classifica precaria, quindi lottava con tutto il cuore per ottenere un risultato utile in casa, però noi siamo riusciti a fare una prestazione importante, direi sia a favore di vento che contro vento, perché oggi ha inciso anche il fattore ambientale, e siamo riusciti a giocare sempre la palla e a fare un po' di più di loro e a meritare, secondo me, questa vittoria. I vostri obiettivi saranno comunque la salvezza? Sì, chiaramente una città come Coriano vuole consolidare la categoria, che per Coriano è importante, consolidare l'eccellenza in questa eccellenza difficile di quest'anno è un risultato buono, e quindi vogliamo, attraverso il gioco, attraverso il miglioramento continuo, continuare il nostro percorso e riuscire a salvarci tranquillamente, speriamo più tranquillamente possibile. Ecco. Mirko Giorgi, mister del Nuova Feltre. Mister, una sconfitta un po' amara? Secondo me bisogna partire dal presupposto che gli arbitri, e parlo della partita fatta cominciare, devono valutare bene, perché questa non era una partita di calcio, soprattutto nel primo tempo il vento era una roba che non è da partita di calcio, quindi bisogna che valutino bene, anche perché io ho perso, chiaramente mi tira più il culo, però parlando anche col direttore che ha parlato prima con voi, anche lui sembrava un po' strano all'inizio della partita. Poi, una volta che si è cominciata la partita, sicuramente il primo tempo abbiamo fatto fatica, eravamo anche contro vento, loro sono una buona squadra, un'ottima squadra, quindi ci hanno messo in difficoltà, abbiamo tenuto bene rischiando il giusto, abbiamo avuto un paio di situazioni dove potevano forse andare anche in vantaggio, e dopo il secondo tempo abbiamo gestito bene, anche se potevamo fare secondo me meglio, e poi arrivati a un certo punto dovevamo gestire meglio la situazione, secondo me dovevamo accontentarci tra virgolette, appunto, che comunque muovere la classifica va sempre bene e dobbiamo capirlo velocemente invece di pensare solo che ci sia vittoria o sconfitta, perché comunque abbiamo fatto due errori, già c'era andata bene un quarto d'ora prima, abbiamo fatto due errori troppo grandi, però purtroppo continuiamo a pagare queste cose qui e ci facciamo del male tra virgolette da soli, quindi dobbiamo capire velocemente queste cose, migliorare, perché comunque c'è ancora tanto tempo, però buttare via, soprattutto in casa dove dobbiamo costruire il nostro campionato, buttare via punti non va bene, quindi dobbiamo fare un grande mea culpa e lavorare ancora più forte, perché evidentemente non basta quello che abbiamo aumentato fino adesso.